Riparte la stagione del cross mondiale e ricomincia anche FMA Sport. L'edizione 2013 degli Internazionali d'Italia si era chiusa con il trionfo di Cairoli. Quella 2014 si è aperta nello stesso identico modo. È stata la pista di Riola Sardo a dare il via all'evento. E sulla sabbia del circuito Antonio Cairoli ha dominato la giornata, vincendo quasi senza sudare sia la MX1 che la classe Elite, rifilando distacchi da 2 a 3 secondi al giro ai propri inseguitori. Dietro di lui si sono fatti valere il belga Jeremy Van Orebeck e il russo Eugeni Bobrishev, rispettivamente secondo e terzo nella classe Elite, ma ben lontani dal campione di patti. Non male invece l'esordio di David Philip Ayres con il suo team personale, il DP19. L'ex campione del mondo MX1 si piazza in quarta posizione nella gara. Nella MX2, occhio allo svizzero Arnaud Tonneau, vincitore di giornata, che si è sbarazzato di uno sfortunato Christophe Charlier, rallentato da problemi tecnici, e di Paul Jonas. Buon esordio invece nella classe 125 per i piloti del team motocross FMI, con il terzo posto di giornata di Lorenzo Ravera e il settimo di Morgan Lesiardo, in una categoria che ha visto la vittoria di Tommaso Israele davanti a Ivan Petro. A questo punto non resta che aspettare la prossima settimana, con il secondo round degli Internazionali d'Italia da Noto, in Sicilia, dove il dominatore della prima giornata giocherà in casa.